Poracci, chi non ha mai giocato a Backrooms Buff Dodge Horror? Una vera pietra miliare del videogioco. Jacopo è stato rapidissimo a riconoscerlo, mentre Michan riesuma per prima uno dei meme più belli di sempre. Corri, scappa, c'è il Dodge. Quanti ricordi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che non esistono. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ve lo giuro, questa volta è vero al 100%. Parola di Poro. Dobbiamo commentare i nuovi record di Nintendo Switch, il catalogo rinnovato del PlayStation Plus, il probabile approdo di Persona su Switch e anche altri rumor su Silent Hill. Siamo pieni di roba. Prima di iniziare però, vi invito ad acquistare una terza Switch e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Questa sera alle 22 ci sarà una tier list a tema Nintendo sul sito Viola in Live. Mi raccomando, non mancate, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto partiamo con qualche notizia al volo e a questo punto vale la pena aprire con l'ennesimo trailer di Battle League che ha ricevuto una distribuzione limitata. Questa volta il calcio parla francese. Dopo il trailer di presentazione solo in giapponese, ora abbiamo accesso al primo match di gioco. Una partita di circa 5-6 minuti senza tagli dove viene mostrato il gameplay di un match dall'inizio alla fine. Ho delle sensazioni molto positive, anche se è chiaro che i due giocatori abbiano tenuto il livello molto basso e sospetto non siano state utilizzate tutte le tecniche disponibili sia in fase offensiva che difensiva. Tolta la telecronaca francese, direi che ci siamo. Voi cosa ne pensate, Poracci, del gameplay di Battle League? Continua l'hype intorno a Multiversus. C'è da dire che Warner Bros. Si sta giocando al meglio la comunicazione pre-release e continua a pensare che questo gioco potrebbe essere una piacevole sorpresa nonostante io parta abbastanza diffidente nei confronti dei free-to-play. Con il nuovo cinematic trailer arriva la conferma che ad aggiungersi al roster dello Smash Clone ci saranno Taz Tasmania, il gigante di ferro, e Velma di Scooby-Doo, a rendere la lineup ancora più assurda e totalmente fuori di testa. Ma le buone notizie non finiscono qui. Dopo l'annuncio di una closed beta su inviti è stato confermato che a luglio ci sarà una beta aperta a tutti i giocatori. Da orfano di Smash non vedo l'ora di provarla. Voi siete in hype? Il periodo pre-E3 è da sempre ricco di rumor, anche senza un E3 vero e proprio. Durante l'ultima edizione del podcast di Xbox Era, Nick Baker ha dichiarato di essere a conoscenza dei piani di Microsoft che sarebbe intenzionata a creare una sorta di collection dei Gears of War, esattamente come è accaduto per la Halo Master Chief Collection. Mentre The Coalition sarebbe alle prese con la chiusura dei lavori su Gears 6, Microsoft potrebbe puntare tutto su uno dei suoi franchise di punta per coprire l'enorme voragine lasciata dal rinvio di Starfield. E vi dirò, una collection dei Gears, tutti rimessi a lucido e presenti dal Day One sul Game Pass, per me sarebbe una grandissima cosa. Ma ditemi, voi vi siete mai approcciati a questa serie? Io ne conservo un bellissimo ricordo sin dai tempi dell'Xbox 360, quando Gears of War praticamente riscrisse i canoni dell'action in terza persona. Che tempi, mamma mia! Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché non c'è tempo da perdere. La settimana scorsa ci siamo soffermati parecchio sui risultati finanziari resi noti da Nintendo. Ma ora possiamo guardare il successo di Switch anche da un'altra prospettiva. Mentre la console spintona per diventare uno degli hardware più di successo di sempre in casa Nintendo, è interessante vedere come Switch si sta posizionando anche nei confronti della concorrenza. Prendendo come punto di riferimento il Nord America, aprile è stato un mese incredibilmente fruttuoso per Nintendo. Switch si è infatti confermata come la console più venduta non solo di aprile ma di tutto il 2022 e così facendo ha raggiunto un altro importantissimo traguardo. È riuscita a scalzare PlayStation 4 dal quarto posto degli hardware più venduti di sempre, dietro solo a PlayStation 2, Xbox 360 e Wii. Se si tengono in considerazione anche gli hardware portatili, Switch scende al sesto posto. Ora sarà molto interessante vedere se Nintendo riuscirà a dare la spinta definitiva alla Switch nei prossimi anni. È vero, i dati registrano un calo di vendite, ma se è facilmente immaginabile che a livello globale la console ibrida riuscirà a superare i 117 milioni di PS4,
potrà mai avvicinarsi agli oltre 150 milioni di PS2 e DS? Rimangono comunque numeri impressionanti e chi lo avrebbe mai detto che dopo Wii U saremmo arrivati a una situazione del genere? Certo è che con un'eventuale revisione dell'hardware un'impresa del genere non sembra tanto impossibile. Come? Switch Pro? L'avete detto voi, non l'ho detto io. Intanto anche Sony oggi ha fatto un bel passo in avanti, anche se parziale. L'azienda ha infatti svelato parte della lineup che andrà a comporre il nuovo PlayStation Plus. Ricordate, no? Seppur a scaglioni regionali, da quest'estate il servizio in abbonamento di Sony verrà completamente rinnovato, proponendo un'offerta divisa in tre livelli che andranno sostanzialmente ad accorpare l'offerta del Plus e del Now. Sul PlayStation Blog troverete tutta la lista dei titoli inclusi, che inspiegabilmente però è solo parziale. Forse chissà, una lista definitiva ancora non esiste e Sony deve ultimare il suo catalogo. Fa super piacere vedere confermati i rumor che volevano il ritorno di vecchie glorie come Siphon Filter e Ape Escape, così come la presenza di titoli di nicchia come Tokyo Jungle per PlayStation 3 o l'inclusione di alcuni blockbuster recenti del calibro di God of War, Demon's Souls, Spider-Man, Miles Morales e Death Stranding. Ripeto, forse avrebbe avuto più senso vedere una lista completa, ma già così il colpo d'occhio è abbastanza impressionante. Peccato solo per l'emulazione PS3 che avverrà esclusivamente tramite cloud e non nativamente. Tra le cose più interessanti però ci sono, come già ampiamente anticipato dai rumor, le versioni di prova dei giochi da 2 ore, sostanzialmente delle demo che permetteranno di portare i progressi di gioco nella versione completa, e anche l'integrazione dell'Ubisoft Plus Classics, che sa tanto di timida risposta a quanto Microsoft ha fatto col suo Game Pass e l'EA Play. Comunque, ditemi voi, ora che l'offerta si fa sempre più chiara, a quale tier vi abbonerete? Ma ora facciamo un passo indietro e torniamo a parlare di Nintendo, perché Atlus ha condotto un sondaggio dove ha chiesto un feedback molto specifico a tutti i giocatori. Domande che hanno riacceso le speranze di una grande fetta di fan. Uno dei più grandi misteri di questa generazione videoludica risiede nella gestione da parte di Atlus del franchise di Persona. Se da una parte negli ultimi anni la serie è diventata forse uno dei brand di JRPG più popolari e riconoscibili anche in Occidente, dall'altra l'azienda non ha fatto nulla affinché il nome di Persona si diffondesse in modo capillare anche su altre piattaforme, e poi si è comportata in modo molto casuale. Da una parte su Switch sono arrivati degli spin-off minori, il picchiaduro Persona 4 Arena Ultimax e il Musou Persona 5 Strikers, che sono dei veri e propri sequel dei titoli principali. Inoltre c'è stato Shin Megami Tensei, che ha ricevuto 2 importanti rappresentanti, eppure non c'è nessuna traccia della serie principale di Persona. Però nel sondaggio che si è concluso questa domenica, Atlus chiedeva esplicitamente al suo pubblico dove gli sarebbe piaciuto giocare serie come quella di Persona, Shin Megami Tensei e Etrian Odyssey, e tra le opzioni disponibili c'era anche quella della casella che indicava Switch e Switch Lite. Ma su 49 domande totali ce n'erano anche altre riguardanti l'argomento Nintendo. In una si chiedeva dove si sarebbero voluti vedere remake e versioni migliorate di vecchi titoli, e in un'altra addirittura su quale altra console sarebbe piaciuto agli utenti giocare a Persona 5. Insomma, non so cosa ha aspettato fino ad ora Atlus per fare un passo del genere, ma se serviva un sondaggio per convincerla, beh, speriamo che il feedback sia stato recepito come positivo. E comunque, neanche Soulsackers 2 è previsto per Switch. Atlus, ma che combini? E chiudiamo, miei cari poracci, con un aggiornamento al volo sui rumor riguardanti Silent Hill, perché rispetto alla settimana scorsa ci sono stati degli interessanti aggiornamenti. Eh sì, perché dopo che sono stati aperti i rubinetti con le immagini leak del presunto nuovo Silent Hill, più o meno tutti gli insider accreditati del settore hanno detto la loro confermando le rispettive versioni. Da Jeff Grubb a Dusk Golem, passando per Video Games Chronicle e Nate the 8, se uniamo i puntini abbiamo quanto segue. Ci sarebbero più progetti a tema Silent Hill in sviluppo al momento. Il primo sarebbe un remake di Silent Hill 2 ad opera di Bluebird Team, gli stessi di The Medium, che già avevano avuto dei contatti lavorativi con Konami e il compositore originale della serie, Akira Yamaoka. Stiamo parlando di una pietra miliare del genere data in mano a un team che non ha di certo brillato più di tanto con la sua ultima produzione. A voi decidere se si tratta di una notizia positiva o meno. Ci sarebbe poi uno studio giapponese al lavoro su un nuovo episodio della serie principale, ma su questo progetto per ora c'è la massima segretezza. La cosa interessante è che le novità non finiscono qui. A quanto pare Konami avrebbe avvicinato numerosi sviluppatori occidentali nel tentativo di affidare esternamente lo sviluppo di uno spin-off episodico composto da brevi storie autoconclusive. Tra le aziende che sarebbero state contattate risulterebbero anche Supermassive Games, il cui progetto sarebbe poi diventato quello delle Dark Picture Anthology, e anche il publisher Annapurna. Ma ripeto, si tratta di nomi che magari sono stati presi in considerazione
creazione solo preventivamente e poi il progetto ha preso altre lidi o magari è stato cestinato direttamente. E le immagini del leak della settimana scorsa? Beh, quelle verrebbero da un teaser dal nome in codice Silent Hill Sakura. Esatto, un teaser interattivo proprio come accadde con PT e dovrebbe svolgere la stessa identica funzione dell'opera firmata da Kojima. Pubblicato gratuitamente sugli store digitali, Sakura dovrebbe creare hype intorno alla ricomparsa del brand e di tutti i progetti satelliti che ruotano attorno. Insomma, i prossimi mesi potrebbero essere cruciali per la rinascita di Silent Hill. Secondo voi si tratta di aria fritta oppure si sta effettivamente muovendo qualcosa dalle parti di Konami? E questo però ci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per una bellissima tier list in live, altrimenti a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, come al solito, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Silent, Michele Plus. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma ora possiamo guardare il successo di Switch anche da un'altra prospettiva, quella del fatto che è tutto storto. Vabbè, mi becca del video in pendenza.